Ciao ragazzi e bentornati sul canale da Francesco. Continua il viaggio nel mondo del videomaking, iniziato ormai da tempo con le mie guide su iMovie e su Final Cut Pro e che troverai come link in descrizione. Oggi parliamo di una parte molto importante, spesso sottovalutata, che rende un buon video un grande video. Sto parlando della musica da aggiungere come sottofondo o come protagonista ai nostri filmati. Usare tracce musicali di qualità è essenziale per il successo del video stesso, ma è altresì fondamentale inserire musica che possiamo utilizzare senza il rischio di incorrere in contestazioni o in richiami o in violazioni di copyright che portano alla peggio alla rimozione completa del video dalla piattaforma in cui lo abbiamo pubblicato dopo tante fatiche. In questi mesi tanti di voi mi hanno chiesto suggerimenti, consigli e da dove scarico la musica che inserisco nelle mie creazioni. Questo video lo dedico proprio a voi ed è valido sia che usiate iMovie, Final Cut, Premiere o DaVinci Resolve o qualche altro software di video editing da Windows. Che tu sia un videomaker freelance come me o un addetto marketing di un'azienda che pubblica video sui canali social e su YouTube, ti sarai sicuramente imbattuto durante la fase di editing con la domanda: ma se inserisco questa canzone famosa che mi piace tanto, cosa accadrà? Ti rispondo io perché tempo fa ci sono passato. Semplicemente non puoi. Non puoi perché non hai i diritti d'autore per farlo. Non puoi perché le piattaforme social andrebbero a cancellarti il video vanificando tutto il tuo lavoro. Ma non solo, volendo ci possono essere anche delle implicazioni legali, soprattutto se lavori per un'azienda o se sei un libero professionista con partita IVA. Così ti sarai fatto una seconda domanda: dove trovo musica di qualità che non comporti questi problemi? Sono certo che avrai cercato e cercato in giro per il web, trovando per la maggior parte delle volte musica di scarsa qualità, persino in MIDI, e che non si adattava per nulla con il tuo video o con l'idea che volevi trasmettere. A tutto questo c'è una soluzione che ti mostrerò a breve e che ha portato la mia experience con la musica nei video al next level. Ti voglio mostrare prima una breve clip che ho realizzato qualche tempo fa e ricreato in due versioni. La prima ha una traccia musicale presa da una libreria gratuita, mentre la seconda ha una musica di qualità che ho scelto esclusivamente per il mio video. Guardiamo la prima versione con musica free. Adesso riguardiamo esattamente lo stesso video, ma con la musica che ho scelto appositamente. Immagino che avrai notato la differenza. La musica non solo rende il video più apprezzabile, ma accompagna i cambi di scena in modo dinamico. I due video, seppur identici, sono resi completamente diversi dalla musica. Per salire quindi di livello, il mio consiglio è di scegliere Artlist per le tue musiche. Si tratta di una piattaforma web che offre tracce musicali di altissima qualità e che potrai utilizzare illimitatamente per tutti i tuoi video e pubblicarli sui social network, come Facebook, Instagram o qui su YouTube, senza alcun rischio di richiami, contestazioni o di violazioni dei diritti d'autore. La licenza illimitata Artlist ti permette di utilizzare il materiale del catalogo in qualsiasi produzione video su qualsiasi piattaforma in tutto il mondo. Questa licenza copre anche i progetti personali e persino gli spot pubblicitari. In breve, tutto ciò di cui un creator ha bisogno. E potrai scaricarne dal catalogo immenso quante ne vorrai, anche tutte quante senza limiti. All'interno di Artlist potrai cercare musica partendo da criteri pensati appositamente per noi videomaker. Ad esempio, dalla sezione Mood potrai partire con la tua ricerca attraverso categorie ben definite come Happy, Felicità o Love se sei alla ricerca di musica romantica, Powerful se stai pensando ad un video esplosivo e così per tutte le altre categorie. Potrai anche ricercare musica per tema. Accedendo alla sezione Video Theme potrai trovare musica adatta per i video di viaggi, di documentari o per l'educazione, come per esempio i miei tutorial. Anche ora qui sotto è in play una delle musiche di Artlist. Se fai tantissimo vlog c'è anche la sezione adatta a te. Come avrai visto il catalogo è ricco di proposte, tutte di estrema qualità. Ci sono perfino musiche cantate e appositamente segnalate dal microfono vicino alla tipologia di musica. Ti piace una di queste ma non vuoi la voce? Nella stragrande maggioranza dei casi, cliccando sulla freccia verso
sol basso potrai scaricare la stessa traccia ma senza vocale. Un'altra cosa fantastica che trovi in Artlist è il campo di ricerca. Accedendo da questi strumenti qui in alto potrai affinare ulteriormente la tua caccia alla musica perfetta selezionando il tempo di play e la durata della musica stessa. Una volta che avrai trovato la musica che calza pennello con la tua creazione sarà sufficiente aggiungerla al carrello e sarà tua. Potrai scaricarla in MP3 o in qualità maggiore nel formato WAV insieme al certificato di licenza personale che attesta che hai tutti i diritti per il suo utilizzo. Fantastico, vero? Io sono abbonato ormai da quasi 2 anni e sono veramente super felice di Artlist. Ti do anche una piccolissima anteprima. Presto Artlist arriverà completamente localizzato in italiano, ma non dirlo a nessuno. Veniamo al costo che ha questo servizio. So che quando si parla di costo un po' tutti storciamo il naso, ma considera tanti aspetti. 1. La qualità altissima della musica. 2. L'efficienza incredibile della piattaforma. 3. Il fatto che una volta scaricata non dovrai fare altro che inserirla nel tuo video. Ricordati che alle spalle di questo ci sono tantissimi artisti in gamba, giovani o meno, che vivono della loro arte ed è giusto a mio parere che vengano remunerati per il loro lavoro. Se ti dicessi che Artlist costa 12 euro al mese per un anno, ti sembra tanto? L'abbonamento attuale costa infatti $199, che tradotti nella nostra valuta al 31 di luglio diventano 168 euro. Se lo dividi per 14, il costo sarà di 12 euro al mese. Perché diviso 14 e non 12? Perché se ti abbonerai con il link che vedi e che ti lascio qui sotto in descrizione, riceverai 2 mesi gratuiti portando a 14 mesi la durata del tuo abbonamento. In questo tempo potrai scaricare e utilizzare tutto il catalogo di Artlist, senza limiti, senza limitazioni, postando 10, 100 o 1000 video. Se tra 14 mesi non vorrai più aggiornare il tuo abbonamento, tutti i contenuti che avrai pubblicato nei 14 mesi precedenti resteranno dove sono e sarai coperto dalla licenza per sempre. L'unica cosa che non potrai più fare sarà pubblicare video con la musica di Artlist dopo la scadenza dell'abbonamento. Credi che sia eccessivo? Credi che sia un servizio troppo caro? Per me no, vale ogni singolo euro e grazie a queste bellissime musiche i miei video sono diventati semplicemente più belli e li posso caricare ovunque nel web. Non sottovalutare mai l'importanza della musica. Pensa all'esempio più lampante di sempre, ovvero il film Lo Squalo. Qual è il primo ricordo che ti viene in mente? A me la musica. Pensaci. Fammi sapere nei commenti che ne pensi, se hai intenzione di abbonarti o se hai dei dubbi fammi pure qualsiasi domanda. Sperando che il video ti sia piaciuto, lasciami per favore un bel like. Nel farlo ricorda di iscriverti al mio canale attivando la campanellina delle notifiche che ti terranno aggiornato con le mie creazioni. Grazie per l'attenzione, buon video editing dei tuoi filmati e un saluto da Francesco, chiaramente in stile musicale. Ciao.